e poi perché Venture e Perinetti sono sulla bocca di tutti, ieri sono stati ospiti di un forum, pensate al Corriere dello Sport, vi mostreremo qualche immagine che abbiamo preso da internet, a fra poco. Rieccoci insieme col Biancherosso TV Sport e con i nostri ospiti, il presidente del Terlizzi D'Alessio e Massimiliano Tangorra, ex Bari attualmente a Terlizzi. Intanto cominciano ad arrivare dei messaggi, che bel Bari quello di Tangorra, ma non dimentichiamo anche il Bari di Salvemini. Un altro amico, presidente, crede al primo posto in questo campionato? Certamente, Altrimenti non sarebbe qui, no? Altrimenti certamente. manterrebbe un profilo più basso. Un saluto a Tangorra, il suo Bari mi è rimasto nel cuore, scrive un amico, il mio preferito era Tovaglieri, scrive Alessandro, classe 86, da Iapigia. C'è un amico in linea, un attimo di pazienza soltanto, finiamo di leggere i messaggi. Contro chi gioca domenica il Terlizzi? In Maglie. casa, no? Terlizzi Maglie. Quando ci sarà il derby contro Molfetta? L'ultima giornata. L'ultima di andata a Molfetta e il ritorno all'ultima in casa. Stadi vuoti perché le offerte televisive sono più economiche. E poi un altro scrive: mitico Max Tangorra, grande gol in Bari, Genoa 4-1. Segnasti in Bari Genoa 4-1? No, è un'altra partita. È col Modena. Col Modena, Sì. segnaste con l'Andria, segnasti Sì, sicuramente. sì. Presidente grande Manzari, Marcello, va bene. Manzari è sempre dei tifosi Sempre. personali. C'è un amico in linea, Ma se lo pronto? merita. Sì, buonasera, sono Nicola. Ciao Nicola. Saluto tutti. Io ho letto su un quotidiano che Galliani ha aperto per l'anno prossimo, per gennaio, la campagna abbonamenti con dei Sì, mini abbonamenti. sì. Niente, volevo fare il promotore di questa, insomma, spingere un po' anche se è possibile a Bari, visto che insomma, i tifosi sono pochi, questo discorso e fare eventualmente dei mini abbonamenti per il ritorno. Va bene, Perché può essere insomma. un'idea, può essere un'idea. Grazie, grazie, la giriamo alla società, ma probabilmente qualcuno ci starà ascoltando. Vi ho detto che Perinetti e Ventura sono stati ospiti del forum al Corriere dello Sport, accolti dal direttore e dagli altri capi redattori del giornale, perché il Bari è diventato un fenomeno. E allora abbiamo preso uno stralcio dal sito del Corriere dello Sport di quello che è accaduto nella redazione romana. Vediamo. Cioè, io ho sempre dato più importanza all'essere che non alla pari, se devo essere sincero, questa è colpa mia, non è colpa di chi non ha. Quindi è evidente che tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma se poi non viene detto che l'hai fatto, è evidente che qualche responsabilità c'è. Quindi sotto questo aspetto mi sento responsabile. Quindi io ero invitato spesso e non andavo perché pensavo che bastasse, usavo una frase che ha fatto un po' la mia storia, no? Bastava far frullare la palla e quindi non c'era bisogno di, invece in realtà non è così. Quindi sotto questo aspetto ritengo di aver avuto meno, non perché qualcuno mi ha dato di meno, ma così proprio come sensazione generale, credo, perché se poi quando fanno i sondaggi a Lecce dicono che il miglior calcio è stato quello di Ventura, se fanno i sondaggi a Cagliari hanno detto che il più bel calcio degli ultimi 20 anni è stato quello di Ventura, è gratificante, ma lo sappiamo io e quelli che hanno fatto il sondaggio, non sa nessun altro, quindi voglio dire, questo per dare un quadro della motivazione della risposta che ho dato. E allora, abbiamo sentito Ventura, mi dicevi una cosa durante la pausa pubblicitaria, che eri il mirino di Ventura, ti avrebbe voluto a? A Lecce nella stagione 95-96. Senti, ma voi giocatori avete mai notato questo gioco bello di Ventura? Cioè, perché Protti mi ha detto l'altro giorno, mi sarebbe piaciuto giocare in una squadra di Ventura, cioè, era un riferimento per i calciatori, cioè, i giocatori andavano volentieri a giocare con lui. Ma sì, perché lui, come penso faccia adesso, anche se in quegli anni lì io ricordo che giocava con un 3-5-2 praticamente come modulo. Infatti i suoi difensori giocavano, partiva l'azione sempre da dietro, e questa è una caratteristica anche Certo, del Bari di addirittura dal adesso, portiere in non questo caso. buttavano mai via la palla ed era un gioco molto offensivo, per cui dava possibilità soprattutto ai centrocampisti e attaccanti di essere sempre nel vivo dell'azione e poi di mettere in pratica le proprie qualità, quindi era un gioco prettamente offensivo. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, buongiorno, sono Antonio da Bari. Scusaci l'attesa, Antonio. Non ti preoccupare, saluto il presidente D'Alessio e anche l'amico Massimo Ciao. Tangorra. Ciao. Buongiorno. E ci voleva in questo Bari il grande Igor per avere qualche punto in più, giusto per fare, diciamo, pausa tra riguardo il Sì. bomber che serve quest'anno. Sì. E poi volevo dire, Enzo, a riguardo, diciamo, l'assenza dello stadio, i Sì. 20.000, insomma,
Penso io, Gianmaria, che ho visto anche gente la domenica che un po' per l'orario, un po' per i ragazzi di 10 anni, 11 anni che bisogna pagare il biglietto intero per la tribuna, fanno anche a meno loro, guarda, credimi, con gli abbonamenti venire allo stadio, rimanere a casa, vederlo davanti ai televisori, Allora già bene o male devono dire abbastanza grazie, diciamo, questi 20.000 che stanno arrivando allo stadio, che non è ben poco. Va bene, Antonio, grazie. Voglio sentire il presidente D'Alessio se ritiene che, come dire, 20.000 ci stiano tutti, oppure manchi qualcuno l'appello. Sono pochi, sono pochissimi. Sono pochissimi. Io, dopo le ultime partite di Serie B l'anno scorso, che lo stadio era pieno, ero convinto che con la Serie A si potesse mantenere quello standard. Invece, io sono convinto che la Sky è deleterio. Sky è deleterio. Deleterio. Per me no, perché io ci lavoro a Sky, quindi per me voglio dire, la diretta di tutte le partite è un problema. Ma se io non ricordo esattamente quanta gente veniva a vedere il Bari in Serie A, il tuo Bari, quanta gente veniva? Era questa la media o c'erano di più? Partite normali, cioè che non fossero, che la media Juventus, Bari, Inter. Partite normali era questa la media. Era questa la media. Sì, quindi questo non sei, io ricordavo bene, in effetti, perché con Bari Udinese, Bari Fiorentino 20, 21, questi erano i tuoi. Sì, poi le partite chiaramente con Milan, Inter c'era il pienone. Vabbè, considera però che si giocava allo Stadio della Vittoria, No, lui giocava già anche più giovane, Sì. No, voglio dire, prima si giocava la strada della vittoria e 25.000 davano il pieno. Era un calcio senza TV, tu vivevi con l'idea, devo andare a vedere la partita, altrimenti il Bari lo vedevi nelle sintesi, un tempo della partita di Serie B, qualche cosina. Ma si dovrebbe ritornare un po' così, o perlomeno una volta, quando si giocava in casa fuori casa sì. Fermiamoci, ancora pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme col Biancherosso TV Sport. Recosi insieme col Biancherosso TV Sport. Vi dicevo della trasferta dell'Olimpico, molto fermento, la prossima settimana avremo ancora rappresentante degli Ultras per i dettagli della trasferta. Intanto qualcuno continua a dire: perché non riaprire la campagna abbonamenti? Per me è una buona idea, oppure farla con dei mini abbonamenti per alcune partite. Ma davvero il Bari sarebbe sulle tracce di Suazo? A me non risulta, lo chiede Antonio. Ma dove sono finiti i 100.000 della festa promozione? Non lo so. Però la festa promozione non si pagava, lo stadio si paga, questa è probabilmente la differenza. Presidente, arriverà un attaccante a Terlizzi, scrive Michele, anche tu hai... Penso di no. Non secondo me stiamo bene così, poi si vedrà. Un abbraccio a Max Tangora, grande professionista, scrive Luca. E poi, insomma, quanto costa il biglietto del settore ospiti? Lo sai che non lo so, comunque lunedì saprai tutto. Per riempire lo stadio basta abbassare il prezzo dei biglietti, scrive un altro amico, si chiama Marco. Un altro sms: a Roma in 10.000 per vincere, scrive Daniele. A proposito di Roma, tra le tante iniziative c'è il pullman di un tifoso del Bari, si chiama Michele Armenise, mi ha dato l'ok per dare il suo numero telefonico, è 389-966-4643, ripeto, 389-966-4643. C'è un amico in linea, pronto? Buonasera, ciao Enzo, sono Beppe Biondi. Ciao Beppe. Ciao. Senti, io volevo intervenire sul fatto del prezzo del biglietto. Vai. Effettivamente mi ha un po' anticipato anche il precedente sms, e credo che portare una curva a 10 euro sarebbe così una cosa molto vantaggiosa, perché credo che potrebbe essere un richiamo per quelli che insomma hanno anche difficoltà. Però Beppe, bisogna anche tener conto degli interessi degli abbonati, perché insomma gli abbonati non sono più fessi degli altri, voglio dire, gli abbonati hanno sottoscritto un abbonamento quando non si sapeva nulla, e quindi comunque io credo che se si può fare qualcosa si deve fare senza danneggiare o senza, come dire, dare un privilegio superiore a quello dato agli abbonati. Quale potrebbe essere, a mio avviso, una cosa da fare? Cercare di rivedere un po' il discorso del prezzo per gli under 14 o addirittura per gli under 18, fare un biglietto per i giovani che magari chiaramente non hanno quanto costa il biglietto di curva? Tra i 18 e 20 euro mi pare, una cosa del genere. Al di là di questo bisogna cercare di fare qualcosa per i giovani dal mio punto di vista, soprattutto per loro, perché un genitore magari fa fatica a portare un figlio allo stadio. Se cominciamo a fare un biglietto a metà prezzo, 8-9 euro, quindi insomma, non va neanche il genitore se non può portare il ragazzo. Potendo il ragazzo di 12 anni entrare gratis, sarebbe un incentivo anche per il genitore. La crisi è per tutti. Non so se Beppe è ancora in linea. Ci sei, Beppe?